In settimana Khamenei ha parlato all'Assemblea degli esperti. L'Assemblea degli esperti è l'organo creato nel complesso sistema istituzionale iraniano che ha il compito di eleggere la nuova guida suprema o ipoteticamente di revocarla. All'interno appunto delle sue varie dichiarazioni sono state alcune dichiarazioni molto forti nei confronti delle potenze straniere e di come debbano essere gestite le relazioni fra Iran e mondo esterno. Ha dichiarato in maniera abbastanza forte di come i governanti politici e culturali della Repubblica Islamica debbano gestire i propri confini, chiarendo che questi confini debbano essere visti come una sorta di confini geografici tramite i quali si possano porre i limiti delle relazioni fra la Repubblica Islamica e le nazioni occidentali. Ha quindi parlato di globalizzazione e del potere di attrazione che la globalizzazione esercita su molti dei decisori politici iraniani. Ha affermato di come i vari politici non debbano comunque mantenere la propria indipendenza e l'indipendenza della nazione iraniana e di come sia sbagliato il pensiero di molti di questi politici secondo i quali una volta che le relazioni fra Iran e il mondo occidentale vengono risolte, anche tutte le varie questioni di sanzioni o comunque le varie questioni economiche e sociali vengano risolte. Non inganni il fatto che appunto queste dichiarazioni siano state fatte più o meno nello stesso in parallelo con le varie azioni fatte dal ministro degli esteri Zarif o da Rouhani in ambito di negoziazioni nucleari. Ha quindi affermato in relazione agli Stati Uniti di come gli Stati Uniti siano senza vergogna e di come uno dei compiti fondamentali dell'attuale presidenza iraniana sia di focalizzare sull'economia della resistenza, ovvero di un'economia focalizzata sui bisogni interni della nazione iraniana e della popolazione iraniana. Ha quindi, sempre in relazione con gli Stati Uniti, dichiarato di come più gli Stati Uniti utilizzino l'arma della minaccia militare nei confronti della Repubblica Islamica, più questa cosa qui possa essere interpretata come una sconfitta della politica delle sanzioni finora implementata da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Possiamo dire che anche il passato presidente iraniano Ahmadinejad aveva dichiarato che le sanzioni erano dei pezzi di carta straccia. Ma poi negli ultimi 2 anni di presidenza aveva accettato di come le sanzioni avessero pesato sulla nazione iraniana. E bisognerà dire che se oggi il governo iraniano in qualche maniera è seduto al tavolo delle negoziazioni, ciò sia anche da addebitarsi al fatto che queste sanzioni abbiano colpito fortemente l'economia, abbiano in qualche maniera portato la popolazione a un certo livello di insofferenza che abbia poi costretto la guida suprema Khamenei ad accettare il risultato delle elezioni di Rouhani. Infine, bisognerà dire come le dichiarazioni della guida suprema non siano state semplicemente focalizzate in ambito politico o di relazioni internazionali, ma anche in ambito culturale. Ha dichiarato di come i leader della Repubblica Islamica debbano focalizzare maggiormente sulle questioni religiose rivoluzionarie e di come in qualche maniera la guida suprema sia preoccupato per la situazione religiosa del paese. Anche questa affermazione è un'affermazione che può essere vista come una linea guida data al governo Rouhani, in quanto sempre nella settimana passata il ministro della Cultura aveva fatto una dichiarazione favorevole al defiltraggio di internet e di Facebook, aveva dichiarato di come nei primi anni della Repubblica Islamica i video fossero vietati e di come oggi questa cosa qui fa sorridere. E aveva dichiarato che dobbiamo implementare politiche che un domani non vengano derise. Bisognerà dire di come appunto il corpo dei Pastaran abbia idea di creare una rete televisiva autonoma, per adesso su 24 le province nazionali, alla luce del fatto che gli stessi Pastaran abbiano dichiarato che i temi inerenti alla guerra Iran-Iraq,
ai temi della rivoluzione o della religione allo stato attuale non vengano così fortemente implementati dalla rete nazionale.